Buonasera a tutti gli spettatori di Radio Teleappennino. Questa sera il nostro appuntamento con l'informazione è dentro la notizia. Infatti il telegiornale di questa sera lo presentiamo noi della Tenda, presidio del punto nascita. Per noi è un modo per dare ancora più visibilità alla nostra protesta, un modo per dare una speranza al futuro della montagna. Una montagna il cui futuro viene visto sempre più nero, in cui sempre meno montanari credono. Quale miglior modo di far tornare a luce se non dare alla luce dei bambini? Proprio da qui partiamo con il primo pezzo di questa sera. È un servizio che parla di noi, o meglio, un pezzo in cui parliamo noi. A voi il servizio di Giuliano Capece, fatto nei giorni scorsi nella stessa tenda in cui ci troviamo oggi. Eleonora, 38 anni, sì, sono qui in Borgo Taro. Sono qua perché credo fortemente che questa azione, di questo sit-in, di questo presidio, diciamo, possa servire, spero, diciamo, possa servire a qualcosa. Perché comunque trovo un'ingiustizia. L'idea appunto che mio figlio o mia figlia non potrà nascere nel luogo dove io sono nata, dove io spero di poter abitare, lavorare. E come trovo futura che sia mamma, un'ingiustizia. Cosa pensi di questo viaggio che ti attenderebbe per andare a San Sono molto Nascere? Preoccupata. Quanti Questo sono è i il problema. chilometri da qua a Parma? È 63, 62, insomma. Quanto più tempo ci di 60, vuole un'oretta. In caso di neve, ghiaccio? E da qua a salire ci sono altri paesi più lontani? O? Sì, molto più lontani. Ad esempio, non so, c'è Santa Maria, quanti poi chilometri ci è da sono. Qua a Santa Maria del Taro? Quindi 40 minuti da qua. Se mettiamo anche le intemperie e tutto, cioè per loro veramente sera, loro forse in 2 ore e mezza sono a Parma. Poi strade di montagna, quindi curve, cioè non è che abbiamo autostrade così. Quanti anni hai? 25. E le persone che abitano nei paesi sopra le avete sentite? Cosa pensano? E pensano la stessa cosa, che non è possibile chiudere un punto nascita comodo, molto, molto comodo per noi. E anziché diminuire i servizi e il livello di tutela a livello locale, dovrebbe essere aumentato, potenziato. Cosa rispondete quando dicono che i numeri non permettono di tenerlo aperto perché costa troppo ogni parto? Che non è una questione solamente di numeri, bisogna pensare prima di tutto alla tutela della salute e della sicurezza, cercando di potenziare numericamente l'ospedale di Vaio, di Fidenza, grazie all'apporto delle partorienti della zona della montagna. In realtà andiamo a diminuire la sicurezza delle donne che vengono da qui, perché abbiamo sentito che ci sono 70 chilometri per arrivare da Borgo Taro a Vaio, 74, 80, 100, 115 chilometri, quindi in realtà il pericolo aumenta per delle donne che rischieranno di dover partorire durante il tragitto. No, 500 parti, è una legge che noi recepiamo dall'Europa e la Lorenzini poi ha riconosciuto già il diritto di una deroga, perché comunque il nostro territorio nazionale ha una certa conformazione, tipo appunto la montagna. Non ritengo corretto che nell'applicazione di questa normativa debba essere la mamma a viaggiare e non i medici. Mamma anche lei? Mamma, nonna dei due nipotini. E i nipotini sono nati a Borgo Taro? Sì, sono nati tutti a Borgo Taro, anche la piccolina in sicurezza, tra virgolette, però insomma è andata bene. Per tante altre persone meno, però insomma meno, ma non qui da noi, per quello che si è verificato in questi giorni nei vari punti nascita che sono stati chiusi. Io da nonna e da ex infermiera, ho lavorato 40 anni in ospedale, mi prende il cuore per un verso e per l'altro, perché voglio dire, ho visto l'ospedale dal niente crescere e adesso ci viene comunque, viene a mancare il tutto, dal punto nascita e poi tutto quello che seguirà, perché comunque non lo so come andrà a finire. Che chi vive, allora possiamo dire che tutto è nei 10 km attorno alla Via Emilia, tutto, cioè sono i 10 km d'oro. Noi siamo a 65 km dalla Via Emilia e chiaramente non c'è più niente, però chi comanda sono quelli che abitano nei 10 km attorno, ma anche come numeri di popolazione, anche la gente comune. Se voi parlate con qualcuno di Parma, vi dice che Fornovo è in alta montagna e che d'inverno c'è mezzo metro di neve. Fornovo ha lo stesso clima e la stessa neve di Parma. Quindi bisogna combattere anche una visione, come si può coinvolgere la gente non del territorio sulle vostre esigenze, sui vostri problemi? Beh, no. Io credo che sono le decisioni
prese da persone che sono preposte a prendere decisioni a favore del cittadino, che sono le persone che devono conoscere perfettamente questa diversità fra il chilometraggio, la realtà territoriale, cioè è chi decide che deve sapere. Come fa a sentire la voce nonostante che appunti questi numeri? Ci sono cittadini di serie A e di serie B. I diritti umani, il diritto alla salute deve essere riconosciuto in modo uguale per tutti i cittadini della Repubblica, anzi la Repubblica e le istituzioni hanno l'obbligo di rimuovere gli ostacoli, in questo caso la lontananza, la distanza, la montagna, che impediscono a tutti i cittadini di esercitare in modo uguale i propri diritti. Il prossimo servizio è un servizio di cronaca. Nella notte tra giovedì e venerdì la pattuglia del radiomobile di Borgo Valditaro ha arrestato in via nazionale a Borgotaro un marocchino 35enne. I dettagli nel servizio che segue. Nella notte tra giovedì e venerdì alle 2.45 in Borgo Valditaro, di fronte al bar Capriccio, due stranieri in regola con il permesso di soggiorno, per motivi sconosciuti, hanno iniziato a litigare. I due, un marocchino residente a Fornovo del 1982 ed un moldavo del 1985, sono rapidamente passati dalle parole ai fatti. Il fornovese ha preso una bottiglia e l'ha spaccata in testa al moldavo. Lo straniero che ha avuto la peggio ha riportato una ferita che è stata curata e ritenuta guaribile in 15 giorni da parte dei sanitari dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Nel frattempo è arrivata la pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Borgotaro e al loro arrivo il marocchino si è dato alla fuga. I militari lo hanno inseguito e fermato in via nazionale. Il fermato si è mostrato in un primo momento collaborativo, poi ha cambiato atteggiamento aggredendo con pugni e calci i militari e ferendone uno. Il carabiniere ha riportato una ferita al terzo e al quarto dito della mano destra che è giudicata guaribile in 10 giorni. È stato immediatamente avvertito il PM di turno presso il Tribunale di Parma che ha autorizzato l'arresto del cittadino straniero. Il 35enne marocchino attualmente si trova in camera di sicurezza presso la caserma dei carabinieri di Borgotaro ed è in attesa di giudizio che verrà per direttissima nei prossimi giorni. In pochi se ne saranno accorti, ma l'edilizia nel nostro territorio è stata bloccata per diversi mesi, se non per anni. Sembra che da poco tempo, grazie all'unione delle valli del Taro e del Ceno, il problema sia in via di risoluzione. I dettagli nel servizio che segue. Fino ad un anno e mezzo, questo è il tempo necessario per avere il via libera ad iniziare i lavori edili nel territorio dell'Alta Valtaro. La colpa sta come sempre nella burocrazia e in questo caso nella legge antisismica. Forse in pochi sanno che il territorio dell'Alta Valtaro, cioè i 5 comuni più alti della valle del fiume più importante del Parmense, sono in zona sismica 2, quindi a rischio sismico maggiore rispetto al resto del territorio. A questi 2 comuni si uniscono anche Monchio e Pallanzano. Una collocazione territoriale che obbliga gli abitanti di questo territorio, prima di partire con i lavori, ad ottenere un permesso di costruzione. Un permesso che arriva da un ufficio particolare, uno delle migliaia di uffici italiani, in questo caso a volte anche utile, che è quello sull'antisismica. Ebbene, uffici di questo genere ce n'è solamente uno per ciò che riguarda questo territorio, che si trova a Parma, senza parlare della distanza tra Parma e Bedonia, Borgotaro, Santa Maria del Taro. Sta di fatto che la coda di pratiche evase, sembra tra le 60 e le 80, è così lunga che per poterle evadere ci vuole un anno e mezzo. Nonostante la legge preveda che entro 60 giorni una risposta debba essere data, sembra che in questo caso il tanto strombazzato silenzio assenso non sia rispettato, anche perché in questo caso, nel caso dell'antisismica come quello dei permessi sanitari, non è sufficiente avere il passaggio dei 60 giorni, ma serve effettivamente l'autorizzazione. E quindi sono 60 giorni solamente sulla carta, perché se in ogni caso non arrivasse il via libera, i lavori rimangono fermi, proprio come sta succedendo in Alta Valtaro, dove dagli 1 agli 8 milioni di euro fatturato diretto sono attualmente bloccati con le 4 frecce, senza poter creare posti di lavoro e neppure unità abitative per eventuali giovani famiglie, di cui tanto si ha bisogno in un territorio così povero di bambini. Tutto questo, come sempre, nasce da una legge, quella sull'antisismica. Una legge che, come dicevamo, tanti comuni hanno delegato alla regione questo compito. La regione, che è molto lontana dai territori, ha deciso di istituire un ufficio a Parma, che però, oltre ad essere lontano decine e decine di chilometri, a volte centinaia di chilometri, dai paesi in cui bisogna fare i lavori, è anche oberato di lavoro perché i tecnici sono pochi e il lavoro è tanto. L'obiettivo è quindi quello di creare uffici più vicini
al territorio in cui devono essere effettuati i lavori ed è quello che hanno fatto diverse unioni dei comuni, ma come sappiamo l'unione dei comuni Valle Tarecino è stata per molto tempo ferma a causa della divisione tra i diversi amministratori pubblici dei territori montani. Sembra che però in questo periodo qualcosa si sia mosso e proprio l'Unione dei Comuni dovrebbe far partire dai primi di novembre un ufficio che si occuperà proprio di questo argomento. Rimane il fatto che se tutti noi ritardiamo a pagare una multa, dobbiamo pagarne sanzioni e a volte anche problemi da un punto di vista penale. Invece, per lo Stato tutto è permesso, per gli uffici pubblici che non rispettano i tempi, nessuna sanzione, nessuna tirata d'orecchie e tutto procede come sempre. Tra burocrazia e immense lentezze. Il TG Parmense, il nostro telegiornale che si occupa di Fornovo, Collecchio, Medesano e della Valceno, da lunedì 11 dicembre cambia orario. Andrà in onda alle 19 invece che alle 20. Per ora le edizioni resteranno 3, ma andranno in onda il giorno dopo in replica. Quindi vi ricordiamo che da lunedì 11 dicembre su Radio Teleappennino e canali 88 e 198 tutti i giorni alle 19 c'è TG Parmense. Anna Maria Chilosi nel prossimo servizio ci racconta che la chiusura dei punti nascita non ha portato maggiore sicurezza per bambini e donne. Infatti stanno arrivando segnalazioni dei primi problemi proprio di sicurezza. La Regione ha detto che il problema sicurezza per le donne e per i bambini è alla base della scelta di chiudere i punti nascita in montagna. Nei giorni scorsi siamo stati nel luogo in cui si tengono i sit-in di protesta contro questa decisione a Borgotaro e ci hanno dichiarato che effettivamente il problema di sicurezza si sta iniziando a creare ora proprio perché hanno chiuso i punti nascita. Già 3 sembrano i parti problematici in 2 dei 3 punti nascita chiusi in Emilia-Romagna. A tal proposito, queste sono le parole di Anna Maria Chilosi, portavoce delle donne che stanno protestando per la chiusura del punto nascita di Borgotaro. Le ragazze mi hanno detto che già qualche caso di parti difficili sono avvenuti dopo la chiusura di questi ospedali. È reale È reale, è o cos'è reale. successo? Allora, uno a Pavullo per un distacco di placenta è stato mandato a Sassuolo, per cui 40 minuti di macchina, anche se dicono che là c'erano tutti i professionisti migliori, però non ne sono stati. In questo caso, proprio la tempestività avrebbe forse salvato la vita al bambino. Va bene, poi c'è un altro caso che è secretato perché è sotto la magistratura e di questo non ne sappiamo niente, però sappiamo che è successo un qualcosa, ma è sotto la magistratura. E l'altro, l'ultimo, che è successo a Castelnuovo Monti, sempre per andare a Reggio, perdere del tempo, il bambino è arrivato che era in bradicardia, non so bene esattamente, insomma, comunque il bambino non respirava, l'hanno intubato, eccetera, è ancora grave adesso. Bisogna vedere quanto tempo è rimasto, bisogna vedere che lesioni, speriamo di no, speriamo che questa poverina, povera piccina non abbia nessuna conseguenza di questi ritardi. Prima di dare spazio alla pagina sportiva, vogliamo dare un messaggio di speranza sul futuro dei territori montani, un futuro che potrebbe partire dal vicino Valceno e ce lo racconta Andrea Pontremoli, amministratore delegato della Dallara Automobili, servizio di Cesare Groppi e Giuliano Capece. Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli. Ci troviamo con l'ingegner Pontremoli, uno degli artefici di questa grande giornata e di questo sogno che si realizza. All'ingegnere chiediamo com'è stata questa giornata e se c'è stato qualche momento particolarmente toccante e quali. Beh, devo dire che veramente per noi oggi è una giornata straordinaria, anche il buon Dio ci ha dato questo sole che sembra quasi di buon auspicio. E devo dire, per me e per tutti noi della Dallara oggi è stato emozionante tutto, quindi da questa mattina quando siamo arrivati qui alle 7 alle persone e io poi mi sono dimenticata che tutti i nomi delle persone che c'erano, molto importanti, ma perché ci siamo sentiti tutti tra amici. E questa sensazione penso che abbia pervaso un po' tutti, non si capiva più chi era il cliente, chi era della Dallara, chi era il partner ed è stata una sensazione bellissima e penso che sia stato un bellissimo momento anche per tutta la nostra Valceno.
Lei e l'ingegnere condividete una cosa: entrambe le vostre case natali sono a poche decine di metri dal fiume Ceno. Che ruolo ha svolto il fiume e il vostro territorio nella realizzazione di questo sogno e dei prossimi che avete in cantiere? Ma il fiume ci ha unito. Lui abita a Varano, che è il primo paese della Valceno, io a Bardi, che è l'ultimo. Io sono figlio di un mugnaio, sono cresciuto macinando grano con mio padre fino all'età di 20 anni, e anche la conoscenza con Giampaolo Dallara è nata nel 2000, quando c'è stato un convegno a Varano sul futuro della Valceno. Già nel 2000 si discuteva che la Valceno si sarebbe spopolata, non c'era lavoro, non c'era futuro. E allora hanno chiamato due persone a parlare di questa cosa. Uno era l'imprenditore più importante della Valceno, Giampaolo Dallara, e poi hanno chiamato me, che in quel momento ero a Parigi alla IBM e seguivo le tecnologie, quindi come il tecnologo che poteva dire come le tecnologie ci avrebbero aiutato. E in quella giornata mi ricordo che io ho parlato per primo e ho raccontato quello che poi abbiamo fatto nella Valceno, a Bardi, di portare ponti radio ad alta velocità, il web avrebbe cambiato il nostro modo di vivere e il fatto che una persona avrebbe potuto scegliere dove lavorare, perché la rete avrebbe permesso di collegarsi con tutto il mondo. E quindi qui la qualità della vita è incredibile. Guardate che giornata oggi, e siamo qui che stiamo facendo macchine che corrono in tutto il mondo. Dopo di me tocca a Giampaolo Dallara parlare, e non ci eravamo mai incontrati prima. Lui mi dice, non dice a me, dice a tutti, condivido il 100% di quello che ha detto lui, non ho niente da aggiungere ed è finito il convegno. Ecco, e così siamo diventati amici, ci siamo cominciati a frequentare per tanti anni, finché nel 2007 poi ho deciso di entrare nella sua azienda come socio e come amministratore delegato per coltivare questo sogno insieme. Una persona di Varano mi ha raccontato che 10 anni fa, quando lei è arrivata a Varano, ha avuto modo di parlare con l'ex sindaco, il sindaco di allora di Parma, Elvio Baldi, che gli ha detto: si ricordi quello che le dico, la persona che adesso entra in Dallara stravolgerà e cambierà completamente questo paese. In effetti la previsione è stata azzeccata. Secondo lei quale sarà il futuro? Come cambierà ancora la Dallara, Varano e la Valceno nei prossimi anni? Grazie a lei, grazie alla Dallara, ma anche grazie a tutto il tessuto che c'è economico del territorio. Ma non sapevo di questa cosa, mi fa piacere, perché Ubaldi è sempre stata una persona che ho ammirato. Ma qual è il futuro della Valceno? Io mi immagino un futuro brillante. Io penso che qui possiamo veramente costruire un posto dove si possa vivere bene, alta qualità della vita, e che attragga i migliori saperi del mondo qui nella nostra valle. Ed è per questo che stiamo costruendo questa scuola. Già con Fornovo abbiamo fatto questo polo dove formiamo circa 250 ragazzi l'anno che lavorano sui compositi, sul CAD e su diverse tecnologie come l'additive manufacturing. L'anno prossimo inaugureremo questa laurea magistrale qui a Varano. Pensate, portare la laurea magistrale a Varano, una cosa impensabile fino a poco tempo fa, e secondo me potremo diventare un bellissimo centro del sapere, dove le persone da tutto il mondo vogliano venire qua a studiare, a capire come andrà il mondo, magari bevendo un buon bicchiere di vino, mangiando una buona torta fritta e godendo di questo, godendo di questo paesaggio. Bravo. Grazie mille. Ora spazio alla pagina sportiva con gli appuntamenti domenicali delle nostre squadre di calcio, grazie al servizio di Emanuele Berni. Terminato il calendario di andata per quanto riguarda i campionati di seconda e terza categoria, non rimangono che da giocare le ultime due giornate in prima, ma andiamo con ordine. In terza categoria si giocherà solo Interclub Palanzano, partita che settimana scorsa era stata rinviata. Palanzano, che al momento si trova a più 2 sulla Bedoniese e vincendo potrebbe consolidare il ruolo di prima indiziata alla vittoria del campionato. In seconda posizione la Bedoniese si trova a più 3 sul Combisalso e Terre Alte Berceto, appaiate a quota 24 punti.
In seconda categoria chiudono in coda alla classifica due squadre locali, Varanese in ultima posizione a 5 punti e Valgotra a quota 8, ma molto vicina alla zona salvezza senza passare dai play-out. Il Mezzani ha infatti solamente 11 punti. Situazione decisamente migliore quella del Compiano, ringalluzzito dalle ultime tre vittorie consecutive, staziona a metà classifica a quota 17. E domani scenderà in campo in trasferta contro il Montanara, partita che il giudice sportivo ha deciso di far rigiocare a causa dell'ammissione di un errore tecnico da parte del direttore di gara. Si scende ancora in campo invece in prima categoria con un derby di assoluto rilievo tra Bardi e Solignano, divise da soli 2 punti. Un'occasione per i ragazzi di Cattani, che hanno davanti un avversario ostico, ma in caso di vittoria, dopo 3 risultati negativi consecutivi, potrebbe rilanciare alle stelle l'umore bardigiano. Partita in casa anche per il Borgotaro, che accoglie la Povigliese per provare a risollevarsi immediatamente dalla zona play-out, mentre la Valtarese chiuderà un mese di impegni cruciali in casa del Basilica 2000, quarto in classifica. Entrambe le squadre sono in un buon momento di forma rispetto all'obiettivo stagionale dichiarato anche da Mister Setti, la salvezza. In caso di risultato positivo, la Valtarese potrebbe iniziare a pensare un po' più in grande. Martedì 12 dicembre 2017, ore 20:45, presso la sala dei convegni il seminario di Bedonia. Valtaro Italia, il fenomeno migratorio fra storia e quotidianità. In dialogo sul tema, immigrazione, rifugiati, ius soli. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, Giuseppe Milano, caporedattore di TV Parma. Moderatore Alberto Chiappari, gruppo missionario di Bedonia. Introducono Damaso Feci, Intersos Valtaro, Corrado Truffelli, Centro Studi, Cardinal Casaroli. Signori e signori, vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete concesso. Vi chiediamo di continuare a dare attenzione a noi e alla nostra protesta. Prima di salutarvi, vi ricordiamo i programmi della serata di Radio Teleappennino. Ore 20:35 il film western Sentenza di morte. Ora 22 il TG. Ora il 22:30 Balla che ti passa. Buona serata e buona domenica a tutti.